cosa vi posso dire? Intanto è un argomento che richiederebbe una sorta di piccola enciclopedia, perché Sherlock Holmes in Italia e Sherlock Holmes e l'Italia hanno una serie di argomenti e di connessioni veramente molto importanti e molto numerose. Intanto partiamo da Sherlock Holmes in Italia. Noi sappiamo per certo che Sherlock Holmes ha visitato l'Italia e soprattutto ha visitato la città di Firenze. Perché questo ce lo racconta Watson nel racconto La casa vuota, quando Sherlock Holmes riappare in Inghilterra dopo che per 3 anni tutti lo hanno considerato morto. Holmes gli dice: beh, in realtà una settimana dopo che tutti mi consideravano morto, io mi trovavo a Firenze. E quindi abbiamo la prova provata dal diretto interessato che è stato in Italia, e cioè è stato nel 1891. È stato soltanto a Firenze, e questa è stata, come dire, la domanda che per anni ha perseguitato i soci di un'associazione di uno studio in Holmes, che è l'associazione degli sherlockiani italiani. E abbiamo dimostrato che no, non è stato soltanto a Firenze. Intanto è stato a Milano perché era una tappa obbligata durante il viaggio di arrivo dalla Svizzera, e sembra che lì abbia incontrato, secondo dei documenti trovati da un vecchio socio che si chiama Benedetti, che abbia incontrato addirittura un ministro italiano. E poi sicuramente, come dire, ha fatto un passaggio da Bologna, non sappiamo lì se si sia fermato o no, ma c'è chi sostiene di sì, però non ci sono prove definitive. È stata a Firenze, e non è stato soltanto a Firenze però. A Firenze Holmes doveva portare a termine una missione importante, una missione segreta per conto del governo inglese, e la missione era ricostruire il servizio segreto, la rete dello spionaggio inglese in Italia, perché pochi mesi prima gli italiani, ce lo dice Francesco Crispi nei suoi diari, avevano completamente mandato all'aria la rete dello spionaggio inglese in Italia. Attraverso un'azione di infiltraggio erano riusciti a mandare all'aria, per cui si trattava di ricostruire questa rete di spie, perché l'Italia era un posto particolarmente caldo nella geografia geopolitica e militare dell'epoca. Faceva parte della Triplice Alleanza, quindi era un nemico dell'Inghilterra. L'Inghilterra però tentava manovre di avvicinamento per riuscire a scardinare la Triplice Alleanza, e perché gli interessava uno sbocco importante sul Mediterraneo, e quindi c'era tutto questo clima per cui era necessario. Come ricordi, mi rompo un attimo nel tuo libro, c'è un paio di Sherlock Holmes. Sì, questo è in parte, sì, questo è un po' l'incipit poi del romanzo che io ho scritto, e nel quale faccio arrivare Sherlock Holmes a Siena per svolgere un'indagine su un caso di omicidio, anzi di un duplice omicidio. In realtà questa è finzione di un appassionato. La realtà invece è che, oltre ad aver visitato Firenze, Siena per finzione, Firenze per davvero nella realtà è stata Pistoia. È stata una cosa che abbiamo scoperto, diciamo, dopo lunghi anni di studio, e grazie in realtà a studi che erano partiti per capire che cosa avesse fatto Sherlock Holmes in Tibet, neanche che cosa avesse fatto in Italia. A un certo punto però c'è stata una cosa bizzarra che ci ha fatto mettere gli occhi attentamente sull'Italia, nel senso che gli amici di Pistoia, gli amici del giallo di Pistoia, ci chiedevano: ma Sherlock Holmes è mai stato a Pistoia?
E non ce lo chiedevano così per un'idea strana che gli era venuta in mente. Ce lo chiedevano perché il famoso viaggio in treno Milano-Firenze obbligava il treno a passare da Pistoia. La linea ferroviaria all'epoca era Milano-Bologna, Bologna-Pistoia, Pistoia-Firenze. E quindi sicuramente c'era passato in treno che si fosse fermato non ne avevamo prove. Poi a forza di frequentare gli amici pistoiesi per varie questioni, incontri, seminari, eccetera, a un certo punto io mi sono imbattuto nel nome di Ippolito Desideri. Ora, degli intellettuali e dei personaggi famosi di Pistoia, diciamo così, un po' a occhio, un po' superficialmente, ma li conosco quasi tutti. Questo Ippolito Desideri lì per lì non mi diceva assolutamente niente. Sono andato a consultare una serie di testi e ho scoperto che Ippolito Desideri era un gesuita pistoiese che nel 1721 fu mandato come responsabile della missione dei gesuiti in Tibet. Ora la cosa cominciava a assumere un primo aspetto interessante, ma la cosa veramente importante è che ho scoperto, continuando a documentarmi su Desideri, che lui è stato autore di una Notizie storiche del Tibet, che è un documento incredibile, nel senso che racconta non soltanto la geografia, non soltanto la natura del Tibet, ma racconta gli usi, i costumi, come funzionava la giustizia in quel paese, le forme di governo, insomma una documentazione incredibile, tanto incredibile che quando lui tornò in Italia con l'intento di pubblicarla, la Chiesa glielo proibì e quel manoscritto andò, segretato da una parte e perso dall'altra, perché nessuno più riusciva a rintracciarlo. Fu ritrovato oltre 100 anni dopo a Pistoia, nel 1875, e conservato a Pistoia fino al 1894. Quindi nel 1891 Sherlock Holmes, che doveva, dopo aver lasciato l'Italia, raggiungere il Tibet, e sul paese sul quale non esisteva nessun tipo di documentazione ufficiale scritta o pubblicata neanche in Inghilterra, sicuramente Holmes andò a Pistoia per consultare questo documento, che forniva informazioni importantissime per preparare un viaggio segreto in Tibet. Questa è la storia finora appurata e finora raccontata nel convegno di Pistoia dello scorso anno. Ci sono degli sviluppi ulteriori che confermano la teoria dei nostri studi e che la sviluppano ulteriormente. Per il momento però c'è la consegna del silenzio, perché ci dovrà essere un momento ufficiale in cui tutto questo dovrà essere raccontato. E quindi però l'importante è che, come dire, quello che noi avevamo ipotizzato sulla base dei documenti venga confermato, ulteriormente sviluppato, e che riscuota, come dire, la conferma del maggiore studioso italiano di Ippolito Desideri. Questo lo posso già anticipare ora. Il professor Bargiacchi ha detto che sicuramente la ricostruzione che abbiamo fatto è perfetta e precisa.